la giornata mondiale della marijuana. Ne riporteremo una discreta quantità in Messico, come segno di solidarietà e riconoscenza per tutta la droga che i fratelli messicani ci hanno dato nei secoli. Quando abbiamo detto facciamo di tutto per non attirare l'attenzione, che cazzo vi è sfuggito a voi due? Abbiamo lavorato sulla psicologia inversa! Ma vestendo un Carlino dello Kitty! Ma chi mai potrebbe immaginare che un Carlino diversamente abile, vestito dello Kitty, stia trasportando marijuana? Senza contare che quel vestitino restava veramente da Dio. Non cominciare a spruzzare con lo spray da frocio, capito? Perché uno che toglie l'odore di merda con lo spray alla papaya è un frocio, va bene? Pensi che ho paura di spogliarmi nudo davanti a te? Ma io sono io con paura se ti spogli. Non ho problemi di metabolismo. A me non fa male le palle, allora. E io ho le morroidi, allora. Se ti erano strette là dentro. E non provo orrore al pensiero che hanno ucciso una renna per fare questa giacca. E certo che provo orrore, volevo una bella giacca di panda, ma erano finite. Io non ce l'ho più la mamma. Per tutte le fortune agli altri, vedi? Perché il mio fratellino non è come gli altri. Com'è? Speciale. Speciale come? Handicappato, come? Speciale. Down. Mi dispiace, Wanda. Devo assolutamente portarlo via da mio padre, lui lo odia perché è nato così. Hai presente quanta roba può farci in quel bagagliaio? Altro che Carlini. Non so se è eticamente corretto. Eticamente corretto, quella sta un passo dal suicidio. Ma Cristo, ma glielo vuoi dare a un Carlino la possibilità di riscatto sociale e non gliela dai una balena? Che cazzo di animalista sei? E questa è droga, no? Sì, sono esemplari incredibili. Dicono che Mosè ne avesse fatto uso quando salì sul Sinai. Quindi era praticamente strafatto quando Dio gli diede i 10 comandamenti. Un attacco di panico mi sta prendendo. Mi servono i documenti di questa casa. L'atto di proprietà e tutte quelle altre carte. Sarebbe bello una volta stare un po' insieme e fare quattro chiacchiere, no? Adesso che Dio ci ha fatto rincontrare. Ma quindi lei è tipo gay? No, io non sono gay. Però le piacciono gli uomini. Più le donne, a dire il vero. Come le donne? Che c'è di strano? Lesbica, giusto? Sì. Assolutamente no. No. E allora scusami, che cazzo sei? Sono una transessuale bisessuale. Ma in che senso? Venite ad andare! Già due segnali sono apparsi nel cielo. E il terzo giorno, quando l'eclissi oscurerà i nostri occhi, le sofferenze del mondo cesseranno. La morte verrà a raccogliere tutti noi, ma solo alcuni saranno veramente pronti. E Dio salverà gli ubbidienti. Suo nome, gentilmente? Suor Maria Agnese. Vuoi ripetere, per favore? Suor Maria Agnese. Calma. Oggi non posso perdere, capisci? Ti vuoi togliere? Se me li presti, faccio quello che vuoi, non vengo più. Sei patetica. E dammi quel cazzo di soldi, dammi subito, perché ti giuro che come ti ho fatto, ti distruggo! Vaffanculo! No! Da quando te ne sei andato, mia madre ha fatto avanti e indietro per 15 anni da una clinica per disintossicarsi dalle slot machine. Sono stato un genitore di merda, non c'è niente di più vero. Sei finito in quella casa famiglia per colpa nostra, ma mi perdonerai una buona volta o sarà sempre mia la colpa? Dio non può cambiare le persone. Nemmeno le persone possono cambiare le persone. Cosa ci devi fare con i documenti? Dove li hai nascosti? Cosa ci deve fare? Pensavi davvero che fosse tornato per te? Ti voglio bene. Però per rimediare vuoi davvero farmi un buon caffè? Mi piacerebbe, sì. Allora non giudicare le mie scelte. Guarda che io sto lottando per essere qui. Non si possono sistemare le cose. Prendi i documenti e vattene. Ma cosa credi? Che io in questi 15 anni sono stata qua ad aspettarti, brutto stronzo! Ho fatto anch'io le mie esperienze, cosa credi? Sono stata con molti uomini! Anche lui! E basta! E con molte donne! Anche lei! E allora! Adesso mettiamo il primo e vediamo come va. Respira. Vado. Allora? Quindi in questo bar gay? Ah!